So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Terme della Salvarola, tutte le cure termali. Sono qui alla Salvarola con mia moglie per fare le cure inalatorie. Già alcuni anni che veniamo, ci fanno bene, ci troviamo bene, non abbiamo avuto le influenze solite, di conseguenza vuol dire che la cosa è positiva, ecco. Mi trovo molto bene, sono 4 anni, io ho fatto l'aerosol, UMAS e i fanghi piedi e mani, perché non camminavo quasi più, adesso mi ti vado a ballare. Terme della Salvarola e Centro Benessere Balnea in collina a 3 km da Sassuolo, Modena. Buonasera, al via lunedì i lavori per la stabilizzazione dei muri d'ala del cavalcavia di via Giovanni da Verrazzano. Per l'intervento, che dovrebbe terminare il 2 gennaio, salvo imprevisti, sono stati stanziati circa 162.000 euro. Per tutta la durata dei lavori verrà ristretta la carreggiata e sarà introdotto un senso unico alternato regolato da semaforo. Il passaggio sotto il ponte invece sarà interdetto a pedoni e bici. Parte dei lavori infine dovrà essere realizzata all'interno della sede ferroviaria Modena-Sassuolo. Bellissima iniziativa quella dell'ospedale di Sassuolo, dell'AUSL e dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, che partecipano alla 3 giorni del Festival Filosofia con un corto dal titolo Ordinary Heroes. La pellicola rilancia attraverso la metafora del supereroe le misure di prevenzione per il Covid-19, igiene delle mani, distanziamento e mascherina. Il corto, presentato questa mattina in Piazza Grande a Modena, viene proiettato prima di ogni evento della kermesse. Si chiama L'incanto e la delizia ed è il docufilm dedicato alla storia del duca Francesco I d'Este che verrà girato all'interno di Palazzo Ducale dal regista Francesco Zarzana. Per la colonna sonora è stata scelta una canzone dei Jalis. Le interviste. Assessore, un evento nell'evento, perché riapre un po' il palazzo, sempre con delle presenze, anche se tutto contingentato, ma nello stesso tempo il palazzo rivive perché ci si crea dentro un docufilm. Assolutamente sì, e noi abbiamo colto al volo questo progetto di docufilm, proposto a noi dal regista Francesco Zarzana, un nome importante anche nel campo televisivo, e questo sarà un format più o meno della durata di 60 minuti con autori importanti del mondo televisivo e sarà assolutamente docufilm, una parte per toccare gli aspetti storici, ma anche una parte per promozione culturale del Palazzo Ducale. Per noi è un momento molto importante, abbiamo bisogno di rilanciare le nostre eccellenze e questo pensiamo che sia un progetto davvero notevole. Avremo come la colonna sonora sarà cantata dai Jalis, un gruppo noto che ha partecipato anche a Sanremo. Vogliamo ringraziare anche la Fondazione Modena per il contributo che ha dato e ha accolto con molto entusiasmo questo progetto fin dall'inizio. Francesco, Sassuolo, Palazzo Ducale, te lo sei sognato una notte oppure una mattina presto ti sei detto perché no? Ma è successo tutto durante il lockdown, anche se questo progetto ce l'avevo in mente già da prima. Credo che sia importante in questo momento realizzare dei prodotti culturali differenti rispetto ai soliti motivi di promozione di siti culturali importanti come quello del Palazzo Ducale. Allora ho pensato, visto che ho precedenti insomma, che hanno avuto anche successo internazionale da un punto di vista proprio della produzione di documentari,
docufilm, dove alla parte documentaristica abbino la fiction, quindi dove c'è una sceneggiatura, dove ci sono degli attori, per far rivivere anche determinate storie. Ho cercato in questo progetto di far rivivere i fasti iniziali del Palazzo Ducale di Sassuolo, perché racconto solo il periodo dove Francesco I e la giovane moglie Maria Farnese portano il Palazzo Ducale come delizia estiva. Il titolo L'incanto della delizia nasce dal fatto che l'incanto era una parola tipica della famiglia estense, la delizia era proprio il nome che diedero a questa residenza estiva, che è una storia straordinaria. E la storia parte da dopo la peste, ci sono delle incredibili somiglianze a quello che stiamo vivendo in questo periodo, e credo e spero, è sicuramente il proposito, visto che questo docufilm ha anche ambizioni internazionali, di fare in modo di far conoscere non solo alla nostra regione, ma soprattutto al resto d'Italia e anche oltre il nostro palazzo, per far sì che i visitatori, spero di cercare di incuriosirli e venire a vedere queste bellissime sale. Telegraficamente, ciak e quando tutto sarà pronto? I ciak stiamo lavorando in questi giorni, proprio in questo momento in cui vi sto parlando, stiamo lavorando sulla prima parte, ci sarà una seconda parte nelle prossime settimane, sicuramente vogliamo far sì che il prodotto sia pronto per la primavera 2021, e il primo regalo lo faremo alla città di Sassuolo con una proiezione qui in città. Alessandra, un impegno diverso da quello per cui voi siete nati musicalmente. Un impegno diverso, ma dove c'è musica non c'è niente di diverso, secondo me. Quindi l'importante è riuscire a sposare immagini con i suoni, per riuscire a far sì che l'ascolto e la visione siano uniformi e siano piacevoli. Come è nato l'approccio con Francesco Zarzana? Francesco lo conosciamo da tempo, abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto delle cose anche in teatro, una cosa molto, molto importante con Barbara Schiavulli, la giornalista, e nasce da un sentimento che ci unisce, che è quello probabilmente legato a immagini e a musica. Si è innamorato di una nostra canzone, che è Non aver paura di chiamare l'amore, e da lì è nata tutta questa storia di appunto sonorizzare, di realizzare la colonna sonora, che è appunto questo brano, e poi tutti i brani, le musiche inedite che saranno all'interno del film. Francesco è un genio, è una persona molto attenta, molto, molto delicata anche nel raccontare, e poi non posso svelare altri segreti, però insomma vedrete che sarà un bellissimo lavoro e noi ne siamo onorati. Solo era già conosciuto da voi o è una scoperta al di là del palazzo dell'ultima ora? È la primissima volta che veniamo qui a Sassuolo, ma penso che ci sia molto da vedere, molto da scoprire, molto da sentire anche, perché mi sembra che questa è la città di Neck, tra l'altro, quindi insomma una città artistica sotto tutti i punti di vista. Presentato alla Drogheria Rotella l'ultimo libro di Claudia De Lillo, Ricatti, servizio di Eleonora Alboresi. Un caffè con l'autore organizzato dalla Drogheria Rotei e Proloco Sassuolo con il patrocinio del Comune. L'ospite dell'appuntamento letterario è stata Claudia De Lillo, scrittrice, giornalista, blogger e conduttrice radiofonica, che ha presentato per l'occasione il suo ultimo romanzo, edito da Mondadori, Ricatti. La storia racconta di Nina Forte, madre single di un figlio adolescente che per vivere fa l'autista privata. La vita di Nina viene stravolta quando si imbatte in un nuovo cliente, Tony Colombo, e nell'oscuro mondo delle escort. L'autrice ha prima partecipato ad un aperitivo informale nel cortile della drogheria per poi spostarsi in una sala Biasin gremita di persone nel rispetto delle normative anti-Covid per la presentazione del suo ultimo lavoro. Ed ora passiamo allo sport.
Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata anche quella. Il difensore classe 1997 Filippo Romagna torna a vestire i colori nero-verdi, mentre Alessandro Tripaldelli passa a titolo definitivo al Cagliari di Di Francesco. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. L'appuntamento è a lunedì. Buona serata e buon weekend.